Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Eleonora e oggi parliamo di unghie. In particolare oggi vi andrò a mostrare su ruota tutti gli swatches delle polveri e dei glitter che ho acquistato sul sito di Passione Unghie. Vi lascerò tutti i video, sia quello dove vi mostro proprio l'haul che ho fatto sul sito, sia il primo video di swatches riguardo invece solo gel e semipermanenti. Trovate tutto nella link di informazione e giù nell'info box. Prima di lasciarvi al video vi invito come sempre a lasciarmi un bel like se vi piacciono i video di questa tipologia e un commento qui sotto di supporto. Inoltre, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video. Nell'info box trovi anche il link, se ti fa piacere, per seguirmi su Instagram. Detto questo, iniziamo! Dunque, come potete vedere, sto riutilizzando la ruota che avevo utilizzato nello scorso video per swatchare i semipermanenti e i gel. Questa volta utilizzeremo 5 tip, dove 4 le ho realizzate con base nera, come potete vedere, proprio per far risaltare al meglio l'effetto dei glitter e delle polveri olografiche, mentre l'unica che ho fatto base neutra comunque sul rosino è per il glitter pink, che non necessita di una base particolare. Vi faccio rivedere al volo le polveri che andremo a swatchare oggi. Abbiamo Ariel, Melody, poi Pink, Crown Flakes Gold, che sono questi inserti dorati veramente bellissimi, e per finire la polvere effetto specchio, che penso conosciate comunque tutti. Quindi io direi che possiamo iniziare. Ovviamente non ho sigillato nessuna di queste 5 tip, lo farò utilizzando questo sigillante di Mary Nail, che è ovviamente senza dispersione, è molto importante, e utilizzerò il sigillante senza polimerizzarlo con le 3 polveri glitter olografiche, quindi Ariel, Melody e Pink, mentre per quanto riguarda i Crown Flakes e la polvere effetto argento dovrò sigillare, polimerizzare e successivamente andrò ad applicarli sopra. Direi di iniziare dai Crown Flakes Gold, quindi vado a sigillare con il sigillante senza dispersione questa prima tip. La nostra unghia è sigillata, quindi pronta per l'applicazione. Ve li faccio vedere più da vicino, sono veramente stupendi, il colore è pazzesco ma hanno una luce veramente notevole. Comunque questi qui si possono applicare in 2 modi, o come fossero proprio dei fiocchi d'oro, ve li faccio vedere, li andate semplicemente a appoggiare, adesso ve li faccio vedere un po' e un po' così capite la differenza, li prendete, io mi aiuto con questo simil pennellino di silicone e li andate a appoggiare sopra, come fossero proprio dei fiocchi d'oro. Ovviamente decidete voi la quantità, dove. Vedete che vi rimangono questi inserti dorati. Potete scegliere come meglio credete di applicarli sulla vostra unghia. Ecco qui, questo è il risultato finale, come potete vedere sono super luminosi e poi ovviamente con il contrasto del nero risaltano tantissimo. Io sicuramente prediligo di più questa applicazione a fiocchi, ma volendo potete metterli in quantità molto più abbondante e poi successivamente andare a strofinare su e giù come fosse una polvere effetto specchio, come vi farò vedere dopo, e il colore diventerà più omogeneo, ma decisamente io amo questo effetto. A questo punto basterà andare a risigillare nuovamente il tutto e il gioco è fatto. Guardate che bello.
passiamo alla nostra seconda tip e andremo a utilizzare questa volta la polvere effetto specchio. Ve la faccio vedere più da vicino, anche se questa ovviamente non si capisce un granché così. Comunque, prima di iniziare, ovviamente dobbiamo andare a sigillare la nostra unghia rigorosamente con il sigillante senza dispersione. Unghia sigillata e pronta, adesso andiamo a prendere un applicatore del genere, tipo quello degli ombretti del 15-18 che ci mettevano nelle palettine. Andiamo a pucciare poco prodotto e il movimento da fare è questo qui, quindi andiamo su e giù. Fino a vedere comunque che il colore comincia a diventare omogeneo. Questo è il risultato finale della polvere effetto specchio. Andiamo avanti ed è la volta di Ariel. Ovviamente, come vi dicevo prima, andiamo a passare il nostro sigillante, ma non lo polimerizziamo, quindi lo lasciamo ancora fresco, tra virgolette, in modo da poter attaccare i nostri glitter. Una volta passato il sigillante vado a mettere sotto un pezzettino di carta per raccogliere dopo i glitter che saranno caduti, ovviamente, così non sprechiamo niente. Quindi mi aiuto con questo comodissimo applicatore e faccio proprio delle picchiettate. Possiamo anche un pochino andare a spremere. Vedrete che con la base nera ovviamente i riflessi si vedranno ancora di più. Se non volete un effetto così intenso, potete utilizzare una base ovviamente più chiara e l'effetto sarà molto più delicato. Quando sarete soddisfatti della quantità di glitter che avete applicato, cioè a parte che non so se rende, cioè guardate che meraviglia, hanno questi riflessi verdi e azzurri celesti pazzeschi. Questi sono dei glitter olografici effetto sirena, quindi sono veramente veramente bellissimi. Una volta fatto questo avete due opzioni: ovviamente andate a polimerizzare, quindi andate subito in lampada, poi potete o risigillare oppure tranquillamente lasciare senza sigillante facendo l'effetto zucchero. Tra l'altro, grazie a questo comodissimo applicatore riuscirete a sprecare pochissimi glitter, perché guardate, effettivamente questa è la perdita di glitter che ho avuto, e a parte che li posso rimettere dentro mettendo un cartoncino sotto, ma comunque è veramente minima rispetto a quando andiamo proprio a buttarli sopra. Andiamo avanti con Melody e anche qui facciamo lo stesso procedimento, quindi vado a sigillare senza polimerizzare e poi vado ad applicare sopra il glitter. Ok, ho sigillato l'unghia senza polimerizzarla e adesso vado con lo stesso metodo ad applicare Melody. Anche qui, quando sono soddisfatta, vado in lampada. Melody ha, come potete vedere, dei toni e riflessi caldi, sia sul arancio, rosso, giallo, oro, bellissimo. Non so quale mi piace di più, però veramente sono fantastici entrambi. Li ho presi apposta, uno sui toni freddi e uno sui toni caldi, per provarli. Vado in lampada. E questo qui è il risultato finale di Melody. Io veramente non so quale scegliere. Voi quale preferite? Ariel con i toni freddi del verde azzurro o Melody con questi toni arancio, bronzo, oro? Stupendi, veramente veramente stupendi. Continuiamo con l'ultimo glitter, che è
pink. Sempre stesso procedimento, quindi sigillo senza polimerizzare e vado ad applicare i glitter. Anche qui, quando siete soddisfatti dei glitter che avete applicato, andate in lampada. Questo qui è bellissimo, è un rosa fucsia, un rosa baby con tutti i riflessi freddi sul verde azzurro, molto molto bello. Ed ecco qui tutte le nostre 5 polveri applicate. Qui il video è terminato, fatemi sapere se vi è piaciuto e vi è stato utile, ovviamente scrivetemi qui sotto con un commento quali tra questi 5 effetti è quello che preferite. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!